All'interno del boccale mettiamo 600 g di farina Manitoba, 400 g di farina 00, un cubetto di lievito di birra. Io metto un cubetto, ma voi se volete potete metterne anche metà. Ovviamente dovete aumentare i tempi di lievitazione. Adesso possiamo aggiungere 700 g di acqua, poco per volta. L'acqua deve essere fredda. Lasciamo lavorare il composto per un paio di minuti. Aggiungiamo 45 g di olio Evo e lasciamo che l'olio venga assorbito completamente dall'impasto. Aggiungiamo anche un bel cucchiaino colmo di miele ed ora possiamo aggiungere 15 g di sale fino. Lasciamo lavorare il composto sino a quando sale sul gancio, all'incirca 5 minuti. L'impasto sul piano oleato e ho oleato anche la ciotola con dell'olio Evo. Ora prendiamo l'impasto, portiamo al centro in questo modo e ora possiamo mettere la nostra palla d'impasto all'interno del boccale. Ho messo l'impasto all'interno del boccale e ho coperto con pellicola trasparente. Ora lasciamo riposare l'impasto sino al raddoppio, ci vorranno circa 2 ore. Dato che stiamo avendo delle belle temperature calde, metterò solo un canovaccio pulito. Se invece siamo in inverno, possiamo coprire con un bel plaid caldo. Ho messo l'impasto lievitato, sul piano da lavoro precedentemente oleato. Adesso dobbiamo allargarlo in questo modo. Quindi abbiamo realizzato questo rettangolo. Ora facciamo la prima piega, quindi portiamo al centro e sigilliamo. Sigilliamo da un'estremità e dall'altra, dopodiché chiudiamo così. E sigilliamo di qua. Ora di qua. Copriamo con la ciotola, ok, e lasciamo riposare per almeno 30 minuti. È passata una mezz'oretta, ora ripetiamo come abbiamo fatto prima, quindi allarghiamo di nuovo. Dopodiché prendiamo la parte di sopra e la portiamo al centro, come prima. Così. Dopo chiudiamo le estremità in questo modo e portiamo al centro. Sigilliamo
questa parte e anche questa. Copriamo di nuovo col boccale e lasciamo riposare per altri 30 minuti. Se avete messo poco lievito, ovviamente dovete aspettare per più tempo. L'impasto ha lievitato, sono passati circa 30 minuti. Adesso prendiamo il nostro impasto e diamo l'ultima piega. Le pieghe si fanno per 3 volte. Quindi prendiamo, dall'estremità, chiudiamo così. Di qua e di qua, e poi portiamo al centro e facciamo lievitare, sempre coperto con il boccale, per altri 30 minuti. Ecco qui il nostro impasto che ha lievitato per la terza volta. Adesso vado a dividerlo a metà. Con una metà vi farò vedere la focaccia, quella bianca che faccio. Invece con l'altra metà vi farò vedere come fare delle focaccine. Quindi qui ho l'impasto delle focaccine. E qui ho l'impasto della focaccia che vado a coprire con il boccale. E ora di qua invece vado a ricavare tante palline. Ricaviamo tante palline in questo modo. Qui ho una teglia che ho oleato. Adesso prendiamo le nostre palline di impasto con le mani ben oleate e le mettiamo nella teglia. Ora iniziamo a pressare leggermente le nostre focaccine, cercando di pressare il centro e non il bordo. In questo modo, sempre con le mani ben oleate, ecco qui le nostre focaccine. Adesso andiamo ad aggiungere su ogni focaccina un po' di passata di pomodoro. Mettiamo qualche pomodoro, anche uno a focaccina, un'oliva su ogni focaccina, una, due, in base ai vostri gusti. Mettiamo dell'origano, ho aggiunto del pepe, ora mettiamo il sale. Ho aggiunto dell'olio evo. Dopodiché vado a mettere giusto qualche goccia di acqua ed ora inforniamo a 250 gradi per almeno 20 minuti.
Questa è l'altra metà dell'impasto che l'ho messa in questa teglia oleata. Ora ho bagnato le mani con l'acqua e le oleate con l'olio e ora incominciamo a schiacciare partendo dal basso. Quindi da qua pian piano risaliamo e allarghiamo. Come vedete, si creano tante bolle. Ecco qui l'impasto che ho messo nella teglia. Adesso vado ad aggiungere l'origano, il sale e il pepe. Aggiungiamo dell'acqua. Giusto un po', così. Ed ora ho messo dell'olio evo. Adesso vado ad infornare la focaccia a 250 gradi per circa 10 minuti. Dopodiché abbasso a 190 gradi per altri 10 minuti. Dopo questi 10 minuti prenderò la focaccia e la metterò sulla griglia e la lascerò nel forno per circa 5 minuti o sino a quando diventa bella croccante e dorata. Vi farò vedere dopo nel video. Ed ecco qui le nostre focaccine. Sono super soffici e dorate al punto giusto. Come vedete, ho messo la focaccia senza teglia sopra alla griglia e ora la lascio cuocere per altri 5 minuti o anche di meno, dipende dalla potenza del vostro forno. In pratica deve diventare bella dorata da tutte le parti. Ed ecco qui la nostra focaccia appena sfornata. Mettiamo le nostre focaccine all'interno di un sacchetto alimentare. Ora sono pronte per essere congelate. All'occorrenza basterà semplicemente riscaldarle nel microonde oppure nel forno. Come sempre, ci vediamo con la prossima ricetta. Fatemi sapere nei commenti se anche questa ricetta vi è piaciuta. Ciao e alla prossima!